Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, lontano, nessuno ci vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Stessa spiaggia, lo stesso mare, insieme a te. Per quest'anno non cambiare, lo stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Stessa spiaggia, stesso mare, insieme a te. Ordinaie c'è fa la rustuta, ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capummaro l'angoppa, capummaro l'angoppa, ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capummaro.
di sposaio, o vicinati a folla dei parienti, facevano un sacco di complimenti. Io di sposaio, all'improvviso tra il vivo e battimana, arrivai. Quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare assieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Per quest'anno non cambiare. Ed eccoci, veramente spettacolare questo posto dove vi sto portando, perché in questa puntata vi porterò in 5-6 lidi, uno diverso dall'altro come caratteristiche. Qui ci troviamo a Riace, al chiosco Il Pinocchio. Pinocchio è veramente particolare, si trova qui a fianco alla hotel ristorante La Stella Marina ed è proprio un prato in aperta. È in aperta campagna sul mare, quindi è veramente spettacolare. Adesso andiamo a conoscere la proprietaria, anzi i proprietari. E come ho detto prima, siamo al chiosco Il Pinocchio. Pinocchio, vi ho detto che vi avrei fatto conoscere i proprietari. Qui con me una bella signora. Ciao carissima, buongiorno, e diciamo anche il nome. Ciao, sono Aika. Ai, che nome, bel complimenti, come mai questo nome? Scusa. La mamma si è appassionata di questo nome quando aveva 10 anni, da una ragazza tedesca. Dai, come mai la Germania? Ma tu sei di qua? Sì, sono calabrese, però diciamo che la Germania è stata anche una parte della nostra vita, della nostra crescita, perché mia mamma aveva fratelli in Germania, quindi si andava su e giù. Ma che bello, io ho una sorella anche in Germania, nella Foresta Nera, a Sveningen, quindi anche lì è un bel posto e hanno un ristorante veramente bello. Senti un attimo, oggi siamo venuti a trovarti, poi visiteremo il chiosco, e questo chiosco, guarda, com'è nato questo chiosco qui, proprio sulla spiaggia, con questi alberi favolosi, com'è nata l'idea? Invece del classico lido. Allora, diciamo che questa idea è nata per gioco, tra virgolette, nel senso che i vecchi proprietari avevano fatto un piccolo chioschetto. Mio marito era rimasto senza lavoro, siamo andati in Germania a vedere se riuscivamo a stabilirci lì, poi per vari motivi ce ne siamo ritornati. Allora, passando sulla strada, un giorno ho detto, ma forse questo chiosco un giorno sarà mio. E abbiamo iniziato così, piano piano. Abbiamo puntato su Pinocchio perché ci piace molto lavorare con i bambini, dall'esperienza che ho avuto anche lavorativa in Germania, abbiamo delle idee un pochino particolari. Non abbiamo fatto il lido in spiaggia perché non è una cosa che ci interessa fare, nel senso che il cliente che viene qui da noi viene proprio perché la spiaggia deve essere libera, deve essere per tutti, non deve essere sentito obbligato a pagare l'ombrellone, la sdraio, assolutissimamente. Guarda, Geni, se tu mi inquadri, il mare, praticamente il chiosco, siamo sulla 106 e subito il mare, c'è quest'ampio parcheggio dove si può parcheggiare, quindi come diceva la nostra amica, non c'è l'obbligo dell'ombrellone, è una spiaggia libera con tutti i servizi di un lido naturalmente. Poi ci sono anche le piscinette qua per i bambini e poi andremo a visitare altri angoli di questo come dire, il chiosco il Pinocchio. Allora cara, noi mi fai compagnia così andiamo a visitare il tuo chiosco, ok? Alziamoci, andiamo in diretta senza che stacchiamo, guarda.
Allora, parcheggio per le roulotte, per l'autocaravan, quindi tutta questa zona sud del chiosco la dedichiamo al parcheggio degli autocaravan, libero, senza pagare la sosta. Ma che bello! Quindi mi raccomando, noi andiamo anche in diretta streaming in tutto il mondo. Se ci sono dei camperisti, è difficile trovare degli spazi liberi, perché purtroppo con le leggi che ci sono dicono che non si può, anche i lungomare, le cose li fanno andare via. Quindi ammirate questo posto, Riace, in provincia di Reggio Calabria, e abbiamo detto il Pinocchio, con quest'ampio spazio dove chiunque di voi vorrebbe arrivare con la propria roulotte e il proprio camper. È un, diciamo, spiaggia libera, per i camper libero, qua siamo tutti free. Allora, io vorrei andare a vedere gli altri angoli del tuo lido e poi c'è una sorpresa, non andate via, perché invece dalla classica ricetta oggi, no, non vi dico niente, dovete seguirci, vai! Sempre dal Pinocchio, e voi siete abituati da casa che vi facciamo vedere, vi abbiamo fatto vedere in queste puntate diversi tipi di spaghetti, ma siccome la nostra amica è speciale, oggi faremo uno spaghetto un po' insolito. Carissima, che spaghetto stiamo preparando? Vieni qua. Stiamo preparando uno spaghetto al gelato con base del Madagascar, topping alla fragola e parmigiano di cioccolato bianco. Che spettacolo, ragazzi! Quindi questo spaghetto oggi è proprio fatto con il gelato, ma sembra uno spaghetto vero. Quindi sopra ha detto che mettiamo il formaggio, ma che a sua volta, guarda, no, anche il sughetto, ma che spettacolo. Topping alla fragola, che ci fa parte la parte del sugo rosso, e formaggio di granella di cioccolato bianco. Geni, vieni qua, fammi un bel primo piano. Per la prima volta che facciamo questo spaghetto fatto con il gelato, addirittura il sughetto alla fragola, e sopra le scaglie sono proprio di, le scaglie di formaggio sono, e del cioccolato bianco. Che dire, non finisce qui, continuate a seguirci, e poi ci sarà una ricetta particolare, vero? Non svegliamo ancora, devono rimanere là, tra un po', ancora andiamo fuori un attimo e poi ritorneremo per questo finale particolare. Allora, a chi non è mai stato qui, cosa diresti per invogliarli di venire? Ma penso che da soli hanno visto, hanno ammirato fuori, che è veramente un'oasi, non c'è confusione, quella che tutti, perché chi va poi in vacanza, secondo me, ha voglia anche di rilassarsi. E quindi quale posto più bello? Una spiaggia libera. Poi la cosa, io sono rimasta per le roulotte e i camper, di tutto di più. Poi ci sono queste specialità. Però prima di andare fuori, visto che ne approfitto, magari lo mettiamo dentro questo, se non si scioglie. Io sono abituata che spaghetti quelli là veri, quindi io, se Gini mi fa una panoramica del tuo locale, tu non, il Pinocchio non è soltanto, a differenza degli altri lidi che a fine agosto, i primi di settembre, chiudono battenti e ci si vede a giugno. Quindi il Pinocchio rimane aperto tutto l'anno. Il Pinocchio rimane aperto tutto l'anno, siamo tutto l'anno qui con pazienza, perché l'inverno qui da noi purtroppo ci vuole tanta pazienza. Noi, il cliente che viene qui da noi innanzitutto è un cliente coccolato, un cliente che gli offriamo, speriamo di offrire la prima qualità in tutto e per tutto, ci sforziamo proprio a fare questo. D'estate è un posto di relax sicuramente e di buon cibo. Chi è venuto qui da noi non si è mai lamentato di un qualcosa che non è andato bene, e poi se ci dovrebbe essere qualche critica la prendiamo anche come... Ma le critiche a volte sono anche costruttive, bisogna prenderla così. Quindi abbiamo detto, non, il Pinocchio non solo estate, è aperto tutto l'anno, e qui so che crei degli eventi, fai dei compleanni, addio al celibato, al nubilato, di tutto di più. E poi se i nostri amici da casa vogliono anche bluette in una di queste serate, io vengo ben volentieri, perché qui veramente è un paradiso.
È lui, il nostro Pinocchio. Quindi, chiosco il Pinocchio, vicino all'hotel ristorante Stella Marina, sulla 106, qui a Riace Marina. E io, dopo che finisco di salutare, quando ho salutato la nostra amica, io faccio un giro. Ma non si sa mai se trovo il terzo bronzo di Riace. Che paradiso al Pinocchio, ragazzi, io non andrei più via. Abbiamo visto prima la nostra amica che ci ha fatto questo spaghetto al gelato veramente straordinario. Quindi di là c'è l'amaca, qui c'è, ma è veramente un posto meraviglioso. E anche attrezzato per i bambini, abbiamo visto le piscine, tutti i giochini. E a questo punto io direi che io rimarrei tutta la giornata qui. Poi c'è quest'albero secolare, quindi molto bello. Io direi andiamo di nuovo dentro e scopriamo questa ricetta, cosa si mangia. Quindi andiamo! Che piacere, ragazzi, qui vedo delle cose veramente dove le papille gustative si sono aperte già a 360 gradi. Eccoci qui. Ma lui chi è? Lui è il mio marito e quindi il cuoco del locale. Oilà, quindi la cosa bella che stavo dicendo prima a tua moglie, che non ci fermiamo soltanto all'estate, perché di solito i lidi, a me mi viene una tristezza quando arriva a fine agosto che incominciano a raccogliere prima 10 sedie e poi tavolini, e quindi voi siete aperti tutto l'anno. Abbiamo detto prima, chiunque volesse festeggiare un compleanno, un addio al celibato, al nubilato, qualsiasi manifestazione, e quindi voi siete qui presenti. Ci dici almeno solo il tuo nome? Sono Daniele, abbiamo in gestione questo locale che si chiama Pinocchio e questi sono i nostri piatti. Ok, perché loro puntano molto sulla paninoteca, tutte queste, però anche altri piatti. Ho saputo che giorni fa hai fatto anche la trippa. La prossima volta mi devi chiamare, st'inverno mi devi promettere che mi farai una pasta e fagioli. Certo, come no, noi facciamo anche barbecue di carne, di pesce, facciamo serate tipiche calabresi, ogni giovedì serata tipica sia con musica che con piatti di cucina, tipo pasta di casa col capretto, la trippa, giovedì prossimo faremo qualche altra cosa di tipico calabrese con la serata pure. Avete capito, avete preso carta e penna, avete segnato tutto. Invece qui, ma che spettacolo, questo sicuramente è salame calabrese, vedo dei formaggi, ce li vuoi spiegare tu? E qui vedo una cosa che non ho capito. Allora, questo al centro è un antipasto Pinocchio, un classico antipasto nostro che abbiamo sulla carta menù per tutti i giorni. Ci sono degli affettati nostri, tipici calabresi, proprio di nostra produzione, del formaggio pecorino, che viene accompagnato con del pane e un buon vino. Che spettacolo! Io ne ho approfittato mentre il cameraman era preso sul primo piano dell'antipastino, io mi sono fregato un pezzettino di formaggio. Senti, i panini tutti i tipi naturalmente, però mi incuriosisce, me lo fai, che cos'è quello? Allora, questo è il panino Pinocchio, hamburger. Come panino? Si chiama panino Pinocchio, è creato dal cuoco a fantasia sua, con un hamburger di 250 grammi. All'interno? Poi abbiamo una spirale di patata, quindi è una patata fresca di produzione nostra, direttamente dalla terra, tagliata a fettine, a rondelle e fritta. Guarda, spostati qui. Senti, e io voglio vedere sto panino tagliato perché io sono una bambina. Poi siamo a Pinocchio, lo tagliamo? Voglio vedere, all'interno c'è questo viewsel, è pazzesco. È un hamburger. Un hamburger. È un hamburger di... No, non ci posso credere. Che spettacolo. Questa è una cosa di patate, abbiamo detto. No, io voglio assaggiare questo qui. Mi dagli un... Con le mani, ma che spettacolo. Ragazzi, che vi devo dire? Dovete solo venire ad assaporare questi sapori, che veramente straordinari. Cari Anze, noi vi ringraziamo per averci voluti qui. Sì, sono altri panini, va bene, quindi... Un Megal Dog, quindi... Io sto mangiando, scusatemi, non è professionale, ma...
sono delle tentazioni che uno non può fare. Per adesso, dal Pinocchio, ricordo Riace, strada statale 106, a fianco al ristorante Stella Marina. Ci sono loro, venite a trovarli, che ne vale proprio la pena. Io ti saluto, vuoi dire qualcosa al volo, salutare qualcuno? Niente, siamo contenti dei nostri clienti che ci vengono a trovare, specialmente quando ritornano il prossimo anno. Certo, sono delle belle cose. Senti, abbiamo parlato di tutto tranne gli orari. Sicuramente fate anche un po' tardini d'estate, giusto? Siamo aperti dalle 7:30 di mattina, orario continuato, fino a mezzanotte, mezzanotte e mezza, pure l'una quando ci sono le serate, ci divulghiamo anche 2:30, 3. Ma che bello, cosa dire, di solito quando si va al mare viene l'ansia sempre del parcheggio che non si trova, e qui abbiamo tutto il parcheggio a disposizione che vogliamo, abbiamo detto non ci sono gli ombrelloni che bisogna pagare, abbiamo lo spazio per le roulotte, i camper, tutto quanto. Ragazzi, da me Bluette Cattaneo, non andate via perché si prosegue ancora, baci, abbracci e come dico io, zucchero a quadretti, facciamo ciao, ciao! Benvenuti in una nuova puntata di Stessa Spiaggia, Stesso Mare. E niente, siamo in giro, c'è caldo e ci troviamo oggi qui a questo lido favoloso, l'Imbarcadero. Siamo a Stignano Mare. Siamo a Stignano Mare, dove c'è anche su in alto, vedo questo castello, il castello di San Fili. E quindi io direi al mio cameraman di andare all'interno e andiamo a visitare questo lido favoloso. Via! E come ho detto prima, siamo entrati all'interno del Barcadero. Eccoci qua, un posto veramente straordinario. Si trova un po' in periferia, quindi c'è questa tranquillità, veramente bello. Ecco qui la mia birra. Eccola, il nostro amico, fai ciao! Allora, tutto bene? Allora, poi bevo la birra e intanto lui è uno dei proprietari, aspettiamo la nostra amica Marilena che poi andremo a trovare su al ristorante. Voi intanto prendete carta e penna, come dico sempre, perché poi ci sarà questa ricetta straordinaria e noi a questo punto andiamo in spiaggia. Allora, eccoci qui con degli amici. Salve, buongiorno. Come si chiama? Mi chiamo Enzo e vengo da Torino. Enzo, che arriva da Torino, invece la signorina? Signora Maria, vengo da Torino. Ecco, abbiamo questi amici che arrivano da Torino. È la prima volta che venite in Calabria? È 40 anni. Come 40 anni? Ma quanti anni ha, scusi? 40 anni, no. Quindi anche la signora è da tanti anni e suo marito... Sì, è tanti anni, sarà una quindicina d'anni e continua a venire volentieri proprio. E invece qui al Barcadero, da quant'è che frequentate questo posto? Saranno anche qua 20 anni. Dai, è bello, quindi se poi uno dopo 20 anni si ritrova allo stesso posto perché ne vale la pena. Allora, per gli noi andiamo in diretta streaming anche in tutto il mondo su www.telemia.it. Chi non è mai stato in Calabria o soprattutto all'Imbarcadero, cosa direbbe per convincere o per dire qualcosa a chi non è mai stato? Che la Calabria è una regione fantastica, i calabresi sono fantastici, in Calabria c'è sempre il sole, si mangia bene, il mare è stupendo e l'Imbarcadero è un posto splendido. Ok, io vado alla signora e gli faccio una domandina. Senta Nati, il piatto suo preferito calabrese è soprattutto lì dell'Imbarcadero? Beh, gli spaghetti con il pesce, spaghetti allo scoglio. Cosa non prendere in Calabria se non il pesce? Certo, poi abbiamo questo mare, Geni, mi inquadri questo mare. Io non mi stanco mai di dirlo, questo mare cristallino dove veramente si vedono i sassolini. È limpido, è un paradiso, veramente. Allora, spendiamo due parole sui proprietari. Marilena. Io la conosco da una decina d'anni e mi sono sempre trovata benissimo con lei, è praticamente ormai un'amica, cioè non posso dire nient'altro, mi trovo bene con Marilena che è arrivata
e mi trovo... Marilena, vieni qui, stanno parlando male di voi, è arrivata, ho appena fatto il suo nome, vieni di qua, super abbronzatissima. Ciao Marilena, un bacio anche io, perché la signora ha detto che è una decina d'anni che si conoscono. Marilena, passa pure di qua, stiamo registrando, quindi ciao carissima, come stai? Allora, stavamo parlando, abbiamo parlato un po', i signori che sa 20 anni che vengono giù, lei mi ha detto il piatto preferito è vostro, allora io volevo dire una cosa, Marilena, dopo ci farai la ricettina. Certo, come no. Allora, tu hai detto 10 anni di conoscenza con Marilena, io sono stata l'altra sera dove c'era un dei signori che facevano musica da loro, sono venuta a vedere, anzi ne approfitto adesso per parlare di questo nuovo mio programma, La Corrida. Sono venuto a vedere un sosia di un cantante per La Corrida, io mi sono innamorato di questo posto e in effetti oggi sono qui. Grazie Marilena per averci voluti. Grazie a voi per averci onorato della vostra presenza e della vostra simpatia comunque e del vostro programma. Grazie, poi oggi abbiamo anche un ospite che abbiamo intravisto, Franco Reitano, cugino di Mino Reitano, che ci leggerà una bella poesia. Ma sai chi hai al ristorante oggi? No. La maga de Asole che ci aspetta su. Faremo la ricetta con Pina Monteleone, che è una cosa rara trovarla in giro. Solo quando la chiamo io viene. Bene, bene, sono contenta, grazie. Allora, con me e Marilena ci vediamo dopo. Intanto, come dico sempre, prendete carta e penna perché dobbiamo segnarci tutti gli ingredienti di questa ricettina. Allora, grazie Marilena, dopo con te. Vuole fare un saluto a qualcuno? A tutti gli amici e ai parenti. Tu? Ciao a tutti! Allora, io direi con la mano facciamo questo mega ciao nella cam. Vieni qua, c'è anche... dai, devi venire, è venuta Marilena, vieni qua. Venite qua, tutte e due che dobbiamo salutare. Visto, vieni qua, l'altro ragazzo come si chiama? Non devi parlare, vieni qua. E dobbiamo fare questo salutone che da casa, non solo da casa, ci guardano da tutto il mondo. Allora, tutti insieme con la mano... dall'imbarcadero. Ciao. Salve, buongiorno signora, come si chiama? Beatrice. Beatrice di dov'è? Di qua a Calabrese o? Calabrese, ma vivo a Roma. Una calabrese a Roma, invece il signore e il suo marito? Sì. Come si chiama? Massimo. Allora, Beatrice e Massimo, è la prima volta che venite qui all'Imbarcadero? No, sono tanti anni. A chi non è mai stato giù, cosa direbbe? Soprattutto di venire in Calabria, ma per l'Imbarcadero, si trova bene? Vero che si sta benissimo e si mangia benissimo, è un posto meraviglioso. E sono meravigliosi anche i titolari. Invece vado da suo marito, visto che ha detto che si mangia bene, volevo chiedere cosa state mangiando intanto adesso? Una granita che fanno loro, che è veramente squisita. Invece, come piatto preferito dell'Imbarcadero, cosa ama mangiare quando viene qua? Qua mangio un antipasto di pesce che consiste in vari sfizi. Una volta c'era addirittura la ragosta spaghetti alle vongole, solite cose di mare, spaghetti allo scoglio, questo tutto pesce. Ok, noi vi lasciamo alla vostra granita, a questo bel sole, a questo mare favoloso. E lì sta passando proprio in questo momento un catamarano bellissimo e come vedete i colori di quest'acqua sono veramente spettacolari. Arrivederci, arrivederci, grazie. Salve signore, buongiorno, come si chiama? Mirella. Mirella, invece la signora che è un'amica? No, la mamma, Rosalba. La mamma, complimenti, ma sembrate due amiche. Giovanissima anche la mamma. Lei è di qua, calabrese o? Sì, sono Stignano. Stignano, sono bei posti, quindi... Sento un attimo, da quanto tempo è che frequenta questo stabilimento? Da quando ho aperto il primo giorno. Quindi cosa dice di Marilena?
E che fantastica, ovviamente. È una di famiglia, Marilena. È una di famiglia, sono belle queste testimonianze. Signora, vengo un attimino, solo un attimo su. Senta, poi loro hanno anche il ristorante, un piatto che preferisci? Io ho assaggiato la pizza l'altra sera, era veramente spettacolare. Il mio è la pizza di Marilena, lei lo sa, poco cotta, e tanta mozzarella e con poco sale. Io l'ho trovata spettacolare la pizza, veramente, perché di solito io la mangio sempre ben volentieri, però l'ho trovata veramente buona, buona, buona. Eccezionale anche la proprietaria, Marilena, io l'adoro, è una mia carissima amica. Ha un cuore grande, 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 da apprezzare. E a proposito di cuore, come dice la mia amica Barbara, con il cuore dall'Imbarcadeiro, facciamo ciao! Ciao, io vedo un pancino, non sono gli spaghetti di Marilena. No. A quando questo evento? Ottobre. A ottobre, noi li facciamo in bocca al lupo, e maschietto o femminuccia? Femminuccia. Femminuccia, e il prossimo anno la vogliamo qui, e perché no, intervistiamo anche lei. Speriamo. Ciao Orsao, arrivederci. Stessa spiaggia, stesso mare, con un ospite che fa piacere averlo sempre. Anche quando si parla di Franco Reitano, non lo so, anche a me mi viene in mente la poesia in vernacolo, in dialetto calabrese, però Franco non è solo quello, perché Franco scrive anche in italiano. Innanzitutto, ciao Franco e benvenuto qui all'Imbarcadero. Ciao, grazie per questa bellissima giornata, perché essere qui è un posto particolare rispetto agli altri posti. Sì, perché è un po' decentrato e quindi c'è l'acqua strapulita, c'è quest'aria salubre, c'è la tranquillità. Dicevi bene prima, io essenzialmente... No, se no, se parlo da casa non mi sentono, che il microfono ce l'hai tu. A questo punto io gli ho detto: Franco, vai, prendi una poesia, perché io l'ho sentito sempre in vernacolo. Oggi ci parlerà, come si dice, questa poesia in italiano. Ci declama, non mi veniva la parola, ci declami questa poesia in italiano. Naturalmente siamo al mare, non potevi fare una poesia sulla montagna, voglio dire. Si parla di mare, vai Franco! Ok, io essenzialmente, come hai detto bene, sono un poeta vernacolare, però scrivo anche in italiano, tant'è vero, e approfitto per dirlo a questa telecamera, è in uscita quanto prima un volumetto di liriche in italiano. Bello. E poi ormai non faccio più in tempo anche quello vernacolare. Ho scritto, ovviamente, vivendo sul mare, ho scritto diverse poesie sul mare, però oggi voglio più che altro sensibilizzare chi è dall'altra parte, chi ci vede, chi ci segue, sulla bellezza del mare, sulla salubrità del mare, arrivano da tutte le parti, insomma, certo. Non so la percentuale, l'80-90% sceglie il mare più che la montagna, e io ho scelto questa poesia, che è un grido d'allarme per tutti coloro che tendono ad inquinare. Non è il caso del nostro mare Ionio, che è tra i più puliti, però il gigante sommerso, ovviamente dedicato al mare. Tempeste di silenzi, castelli di speranze, cristalli, acerbi rigori di corrente opache, vertici d'infinito, laggiù nel mondo sommerso degli abissi marini. Giardini sconfinati che aspettano invano primavere che non verranno, coralli spenti che piangono lacrime di sale, fruscio penetrante del tempo che passa, flebili palpiti di vita da un motore in avaria, sprazzi di speranze tradite colorati ed evanescente attesa, sogni per sempre annegati nell'indifferenza umana, giganti inermi in cerca di gloria. Scogliere deserte, mute testimoni dell'ultimo grido d'allarme di un gigante che muore. Turbolenze sottili, aneliti, sensazioni recondite, risonanze assordanti,
respiri di crepuscoli che segnano l'inesorabile e lenta agonia di un gigante ferito dall'uomo e condannato a morire soffocato. Grazie, grazie per questa opportunità. No, grazie a te Franco, perché io ti conoscevo solo in quella versione in dialetto, invece veramente bravo, bravo, bravo e complimenti. Allora, aspettiamo l'uscita di questo tuo nuovo libro. Vedo dei ragazzi che portano qualcosa al mare. Che cos'è, ragazzi? Che cos'è questo attrezzo? Possiamo disturbare? Come vi chiamate? Di dove siete voi? Grazie Franco. Che cos'è? Una spiaggina. Cioè? Per il mare. Quindi posso salire su? Quindi me la portate in acqua? Geni, ti lascio il microfono. Se in caso non ritorno, ciao a tutti amici. Male che vada faremo un'altra cicletta come quella dell'altra volta quando Bluet si è buttata con tutti i vestiti. Questa è la mia voce del cameraman che ogni tanto entra in campo. Eccola. Come vedete, ancora una volta sorprende il personaggio, è entrato donna e uscito maschio. Mi devo ripigliare, sono caduta in acqua con tutti i vestiti, io non ho parole, guarda, però vi posso garantire che è fresca. Signora, buongiorno, da dove viene? Buongiorno, da Milano. Milano, una milanese doc, e questo è un bel bimbo? Come si chiama? Sergio. Sergio, ciao Sergio, hai visto che bell'acqua? Senta un attimo signora, da quant'è che frequenta questo lido? Tantissimo, saranno una decina d'anni. Bello sentire che poi dopo tanti anni che si viene allo stesso posto è perché ne vale proprio la pena. Senta un attimo, a chi non è mai stato giù, cosa direbbe per invogliare le persone a venire in Calabria, a conoscere la Calabria e soprattutto l'Imbarcadero? È un bel mare, buon cibo e tanta tranquillità. Ok, a proposito di cibo, poi la lasciamo. Ciao bimba, è sempre sua figlia, quindi ha due bimbi. Sì. A proposito di cibo, il suo piatto preferito, cosa mangia ben volentieri qui all'Imbarcadero? Beh, gli spaghetti alla Corte d'Assise sono buonissimi. Ma che spettacolo! Va bene, ci saluti Milano quando torna su e spero di incontrarla ancora in Calabria. Vuole salutare qualcuno? No, buone vacanze a tutti. Ok, anche a voi. Quando riparte? Tra 10 giorni. Tra 10 giorni. Ciao Sergio! Ciao la signora e ciao bimba! Grazie! Sempre qui da Stignano Mare. Salve, buongiorno, come si chiama? Giuseppe Ceravolo. Giuseppe, invece la signora? Dorina. Dorina, io ho un'amica che si chiama Dorina, però sta a Roma. Senti un attimo, siete calabresi o in vacanza? Noi siamo in vacanza e io sono calabrese. Ma scrittore. Come uno scrittore? Qui abbiamo avuto prima Franco Reitano, cioè cugino di Mino Reitano, che è uscito da pochi giorni un libro. Senti un attimo, cosa scrive? Poesie o? Scritto 15 libri, e un libro di poesie di 216 poesie. Ma che bello, senta, un al volo, un piccolo accenno, se la ricorda? Di che cosa? Quella che vuole lei, una allegra, una magari sul mare. Empatia di irritanti, ma io... Mi è morta la moglie e allora non me la sento. Ok, e tanto tempo che venite qui? Sì, tutti gli anni venivo con mia moglie. Questa è l'accompagnatrice che io il ginocchio mi fa male, non posso camminare. E quindi si fa accompagnare dalla signora Dorina. Va bene, noi vi salutiamo, buon mare. Da dove viene lei? Noi da Roma, però io sono dalla Romania. Romania, come no, ne approfitta a salutare Loredana Groza, i Tre Sud-Est, sono dei grandi artisti rumeni. Signori, la salutiamo e ci vediamo, arrivederci. Salve, buongiorno, la stiamo inquadrando, vuole salutare con la mano. Con la mano, saluti con la mano, arrivederci.
Mamma mia, che figuraccia, sono volata in acqua. Spero che tagliano questa scena. Geni, tu potevi fare a meno di inquadrarmi. Comunque la cosa più bella è che veramente ho questo vestito fresco e quindi sto veramente da Dio. Voi non andate via, perché adesso andiamo dentro il ristorante dell'Imbarcadero, faremo questa ricetta. Quindi continuate a seguirci, a dopo! E come ho detto prima, che ci saremmo visti dentro il locale dell'Imbarcadero, e qui abbiamo avuto prima Franco che ci ha declamato la poesia e la sua grande moglie, la grande Pina, ciao tesoro. E qui abbiamo Marilena. Marilena, vieni qui un attimo. Allora, abbiamo detto di questa ricetta. Io vedo un piatto, io ho girato un po' tutta la Calabria, però di solito fanno i piatti classici, sto scoglio che non ne posso più. Invece oggi per gli amici da casa cosa ci hai preparato? Bene, ho preparato dei cosiddetti surici, è un pesce nostro proprio del Mar Ionio, in italiano si chiama pesce pettine ed è preparato praticamente, è passato nell'olio del pane grattugiato e poi fatto al forno con una salsa di acciughe, di alici, olio e prezzemolo, nient'altro, al forno per 180 gradi, 15 minuti, sì, poco, 10 minuti. Quindi da casa non è neanche fritto, è fatto al forno. E quindi un'altra particolarità di questo pesce pettine, ma io mi piace, mi chiamo surici, quindi è che non si pesca in tutta la Calabria, c'è proprio un tratto di spiaggia che va da Monastarace a Roccella, Siderno, questa zona. Quindi solo in questo tratto di mare si pesca questo pesce. Guarda Geni, mi fai un primo piano, secondo me è una sciccheria unica che poi dopo assaggeremo. Quindi abbiamo detto questo pesce che è stato impanato nel pane grattugiato, poi ci ha messo questa salsa di acciuga in forno per 10-15 minuti e il risultato è questo. Io non ce la faccio più, viene un profumino, peccato che da casa i nostri telespettatori non possono sentire il profumo. Io mi spero, guarda, si sta andando avanti in tutto, chissà se un giorno da casa guardiamo il televisore e sentiamo il profumo. Sì, niente, generalmente questo pesce va fatto fritto, però la sua morte è fritto, però assaggiatelo in questo modo, vedete com'è. Okay. Marilena, agli amici da casa, io non mi stanco mai di ripetere, voi vi trovate qui a Stignano Mare sulla 106, c'è questa bella insegna, non si possono sbagliare, ristorante L'Imbarcadero, c'è questo Lido, poi c'è anche, come si chiama, Antonio che è una persona straordinaria. Qui si fredda il pesce, loro devono mangiarlo, poi noi lo assaggeremo anche noi. Marilena, che dirti? Noi ti ringraziamo veramente di cuore per averci voluta nel tuo locale, grazie, e da casa, quando vi trovate a passare da qui, ma non solo quando vi trovate di passaggio, dovete prendere la macchina e venire apposta, perché io la chiamo un'oasi, perché veramente immersa proprio in una location da mille e una notte. Complimenti, grazie ancora e grazie per averci voluto. Ciao Marilena. Ciao, grazie. Io chiudo sempre, ormai lo sanno tutti, con la manina nella cam. Ciao dall'Imbarcadero. Stessa spiaggia, stesso mare. Oggi è una puntata particolare, stiamo girando un po' di lidi. Siamo stati a Riace, il paese dei bronzi, e poi siamo stati a Stignano Mare, dal castello di Stignano, della famiglia Salerno. E quindi ci troviamo a Gioiosa Marina, al Blue Marine. Quindi che dire? Un altro posto meraviglioso, quindi seguitemi e andiamo sulla spiaggia. Salve ragazzi, stiamo facendo uno speciale per questo Lido. Come vi chiamate? Filippo. Filippo? Andrea. Andrea? Maria Laura. Maria Laura, e dove siete ragazzi? Milano. Milano, oggi è la giornata dei milanesi, anche te Milano? Milano. Mantova. Mantova, come mai giù in Calabria e poi al Blue Marine? Perché? Perché il suo Lido.
Come il tuo lido? Tu hai detto che sei milanese. Ah, quindi vivi nell'inverno, vivi a Milano, quindi poi vi trasferite per questa apertura. Complimenti per la struttura, già il nome Blue Marine, io sono Bluette, quindi. Allora, tu sei di parte, non ti posso fare la domanda. Cosa diresti a chi non è mai stato giù in Calabria e soprattutto al Blue Marine? Un invito a venire a visitare questo lido. C'è un'area confortevole e lo staff, i camerieri, il bagnino sono tutti accoglienti e niente, si sta bene. Si sta bene. Senti, invece tu, vedo la pizza che stanno mangiando, il piatto, il tuo piatto preferito? Al Blue Marine la pizza buona. Quindi al Blue Marine già due persone hanno detto la pizza, quindi noi vi ringraziamo. Facciamo ciao con la mano dentro la telecamera. Ciao! Non staccare, Gini, andiamo a presa diretta un attimo. Salve, scusate se vi disturbiamo, avete mangiato? Hanno parlato di questa pizza, com'è stata la pizza? Buonissima, buonissima. Buonissima, come ti chiami? Vera. Vera, e tu? Francesco. Francesco e Vera, allora, la prima volta che venite al Blue Marine? No. No. Quindi, ascoltami, oltre la pizza, un piatto calabrese che consigliereste a chi ci segue da casa, o noi andiamo anche in diretta streaming in tutto il mondo, un piatto calabrese, dai. Aglio, olio e peperoncino, la corte d'Assisi. La corte d'Assisi, non vi disturbiamo, ciao ragazze, ciao. E proseguiamo con le interviste. Abbiamo la Francia, un'altra bella... Salve! Salve, vuole fare la foto? Prego, faccia anche la foto. Un saluto a tutti gli amici della Francia. Noi andiamo in diretta streaming in tutto il mondo, anche dalla Francia ci possono vedere. Certo, www.telemia.it, adesso arrivo da lei. Senta signora, come mai in Calabria è al Blue Marine? Bellissima, brava. Magnifique! Magnifique, hanno detto. Anche lei viene dalla Francia. Di Parigi. Parigi, adoro Parigi, vengo spesso. Alla frontiera belga. Allora, facciamo così, visto che sono in tanti francesi a seguirci, vogliamo salutare proprio con la lingua francese. Manda un saluto agli amici che parlano in francese e convincerli a dire di venire in Calabria. Ok, salut la France, venez tous en Calabria, il fait beau, les gens sont gentils, venez. Grazie, gentilissima. Il mare è magnifico. La spiaggia è magnifica. Senta un attimo, cosa ha mangiato al Blue Marine? Sono arrivati i panini. Allora, hanno detto il riso con le cozze. Allora, facciamo così, facciamo un saluto nella telecamera e a tutti gli amici che ci seguono dalla Francia, dal Blue Marine. Ciao! A tutti i telespettatori. Quindi di dov'è lei? Di dove? Di Reggio Calabria. Reggio Calabria, come mai al Blue Marine? Perché da Reggio Calabria non ci si può fare più il bagno, che è inquinato. Ok, grazie per essere venuta al Blue Marine e buona giornata. Già, stesso mare. Signorine, facciamo un saluto con la mano. Si giri, Telemia, uno speciale per il Lido Blue Marine. Ciao! E abbiamo una spiaggia veramente meravigliosa, meravigliosa. Sempre Blue Marine, Marina di Gioiosa Ionica. E come ogni lido che si rispetta, abbiamo il bagnino. Buongiorno, e lo so che non potremmo disturbarla, ma tanto tu puoi controllare ugualmente. Solo un secondo. Ciao, come ti chiami? Christian. Ciao Christian, di dove sei tu? Siderno. Siderno, da quant'è che lavori qui al Blue Marine? Questa è la terza stagione. Quindi significa che loro sono straordinari, se no uno fa una stagione e poi non viene più. Sì, certo, straordinario. E vorrei ricordare il compito del bagnino, sembra un gioco, ma è un compito vero e proprio e anche con delle responsabilità. Diciamo innanzitutto che, vieni pure più avanti, che per fare il bagnino non è che si improvvisa, bisogna fare un corso di bagnino proprio, che viene rilasciato dalla Federazione Nazionale, quella Salvataggio Bagnino di Genova, però i corsi si fanno qui alla Capitaneria di Porto, a Roccella. Noi ti lasciamo al tuo lavoro. Vuoi salutare qualcuno? No, in particolare nessuno. Ma come si comportano questi bagnanti? Si comportano bene o c'è qualche indisciplinato? No, sono impeccabili anche loro. Ok, faccio un bel fischio col fischietto, dai! Ecco.
Ciao, buon lavoro! Amore, Blue Marine! Oh, grandi, favolosi! E gioiosa Marina che ci accoglie così. Prosegue, salve, buongiorno, che belle bimbe. Signora, buongiorno, come si chiama? Buongiorno, Raffaella. Raffaella, invece qui abbiamo il signor... Raffaele e Raffaella, ma neanche farla apposta. E veramente, siete calabresi o? Doc. Calabrese doc, gioiosani? No, della Piana. Ma come? E abbiamo avuto anche altre persone dalla Piana, c'è veramente tanta gente e ci fa piacere poi che scegliete Gioiosa. E qui al Blue Marine da quanto tempo? 4 anni. 4 anni, venga qua. Il piatto che le piace di più, cosa mangia quando viene al Blue Marine? Oppure un piatto calabrese che consiglierebbe anche a chi non è calabrese e viene giù? La pizza. Più di una persona ha detto la pizza. La pizza del Blue Marine è unica. È la terza persona che dice la pizza. Possiamo sapere il nome delle bimbe? Gloria. Ciao Gloria. Che oggi fa il compleanno. Allora alzati all'impiedi, dai, vieni qua. Quanti, visto che è piccola, possiamo dire l'età? Sì, 6 anni. Girati verso là. Oh, ragazzi, facciamo tanti auguri a Gloria, dai. 3, 2, 1. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Gloria. Un applauso, brava Gloria. E Francesca, certo. Anche Francesca, bellissima. Senti un attimo, come sei contenta di aver festeggiato questo compleanno al mare? Sì. Ma che bella che sei! Noi vi salutiamo, il mare è anche mosso, a me piace pure quando è mosso. Bello, è bellissima, giornata meravigliosa. Il mare è sempre bello, diceva? È una giornata meravigliosa anche perché lei fa il compleanno e noi facciamo l'anniversario del matrimonio. Guarda, Jenny, dammi sta camera un attimo. Lui si chiama Raffaele. Lei si chiama Raffaella, oggi è il compleanno di Gloria e Francesca e contemporaneamente l'anniversario di matrimonio. Ma dia un bacio a suo marito, signora. Ma dove lo trova uno così? L'abbiamo festeggiato al Blue Marine. Sempre Blue Marine, ciao ragazzi, voi non andate via, continuate a seguirci. E quando vedo qualcosa che mi fa tornare bambina, io ne approfitto. Ciao ragazzi, seguiteci ancora. Caldo, sempre Blue Marine. Buongiorno, come si chiama? Salvatore. Salvatore, buongiorno, insieme alla famiglia, giusto? Sì. Da dove venite? Gioiosa. Quindi gioiosani doc, rimaniamo proprio qui a Gioiosa. E Gioiosa è il paese più bello. Anche il nome stesso, Gioiosa. Allora, da quant'è che frequentate il Blue Marine? 15 anni più o meno. Quindi è inutile dire come si trova. Uno dopo 15 anni la risposta è già data. Senta, il piatto che preferisce al Blue Marine, oppure per chi non è mai stato, cosa direbbe per venire a trovare i signori del Blue Marine? Provare la pizza. Oh, ma tutti la pizza, su 10 interviste la pizza. È la risposta più facile. Allora io verrò a mangiare la pizza. Signora, buongiorno. Sono i figli? Sì, e la nipotina. Ma che bello. Ciao ragazzi, fate ciao con la mano. Ciao, come si chiama? Marianna. Marianna, anche lei gioiosana? E nativa di Roma. Nativa di Roma, adesso si sente l'accento. Invece questo bimbo come si chiama? Matteo. Matteo. Allora, ti sei divertito oggi al mare? Sì. Ma ci divertiamo tutti al mare, perché il mare è bello. Oggi che mangerai, la pizza o la mamma cosa ha preparato? La mamma, oggi la. Quindi oggi a casa della nonna, quindi viva le nonne. Come si chiama la nonna? Nonna Marisa. Nonna Marisa, ciao e mi raccomando, ciao. Siamo sempre al Blue Marine, sempre Marina di Gioiosa, Ionica. Vediamo una giornata, il mare è un po' mosso ma è spettacolare e noi andiamo su adesso. Dai Jenny, andiamo a sentire qualche altra persona e poi non finisce qui perché oggi abbiamo una puntata intensa. Questo è il terzo lido che abbiamo visitato e ne abbiamo ancora un paio.
E quindi abbiamo visto il Blue Marine, abbiamo ascoltato le testimonianze dei loro clienti, il piatto preferito, già 4-5 persone, la pizza e poi tutto il resto. E noi per adesso è tutto, non andate via perché stessa spiaggia, stesso mare, prosegue! E oggi proprio una carrellata veloce in tutti i lidi più belli della Calabria. Siamo partiti da Riace, prima eravamo a Gioiosa, adesso sempre tra Gioiosa e Siderno ci troviamo a Grutteria Mare. Grutteria Mare, in questo posto meraviglioso sotto questa pineta dove si sta belli freschi e c'è un'aria veramente straordinaria. Quindi ci troviamo a Lido Oasi ed è secondo me un'oasi veramente straordinario. A questo punto non andate via, seguiteci, andiamo a sentire la voce dei clienti. Andiamo! E sempre al Lido Oasi, Grotteria Mare. E ogni lido che andiamo, la figura del bagnino non può e non deve mancare. Ciao, buongiorno, come ti chiami? Pasquale. Ciao Pasquale, da quanti anni fai il bagnino? Da circa 10 anni. Ma va, quindi hai il brevetto, 10 anni fa hai preso il brevetto, poi il compito del bagnino è un bel compito, quello di salvaguardare, guardare la cosa dei bagnanti, quindi secondo me bisogna essere appassionati per fare questo lavoro. Diciamo che è un lavoro di responsabilità soprattutto, sì, mi piace come lavoro, mi trovo bene, aiutiamo le persone. E le persone ti invidiano, ci guarda il bagnino giorno e notte al mare. Noi ti lasciamo al tuo lavoro perché non ti potevamo neanche disturbare, ma qui abbiamo una visuale che si controlla tutto. Ciao Pasquale, buon lavoro. Ciao, grazie a voi. Sempre Lido Oasi, buongiorno, come si chiama? Buongiorno, Sari. Sari, che bel nome, mai sentito? Sì, l'abbiamo coniato giusto per questo Lido. Siamo qui, ci troviamo bene, un saluto a tutti. Da dove viene? Rosarno. Rosarno, abbiamo la piana di Gioia Tauro, anche in altri Lido abbiamo visto tanta gente che viene di là. Ci dice almeno il nome sto signore, come si chiama? Sono il marito della signora. Ma che bella coppia! Allora, noi vi auguriamo buon divertimento, buon mare e tutto. Noi siamo di qua, quindi siamo al mare tutto il giorno. Poi il nostro programma si chiama Stessa spiaggia, stesso mare. Ogni tanto anche noi facciamo una pausa e ci facciamo un tuffo. Ciao ragazzi! E si prosegue. Ciao carissimo, come ti chiami? Michele. Michele, tu da dove vieni? Da Rosarno. Sempre da Rosarno, viva Rosarno! Cosa stai bevendo? La vedo una bottiglietta bella ghiacciata. Una birra tedesca, poi la birra è la Germania, quindi... Allora, da quant'è che vieni in questo Lido? È da 9 anni. 9 anni, quindi ti trovi bene. Ecco la signorina col dolce, poi arriviamo anche lì, brava! Ma che bella questa cosa! Certo, perché no, vieni qua. Allora, come ti chiami innanzitutto? Rebecca. Rebecca, ma il dolce chi l'ha fatto? Sari. Ma allora ha capito perché si è sposato, non solo è una bella signora ma anche un'ottima cuoca. Io non potrei perché devo lavorare, però un dolce fatto da Sari non si può dire di no. Geni, non sai cosa ti sei perso, è di una friabilità quel dolce, veramente complimenti signora. Grazie. Allora torniamo, stavi bevendo la tua birra tedesca, ho detto 9 anni che vieni qui. Allora, per chi non è mai stato qui in questo Lido, o chi non è mai stato in Calabria, cosa diresti per convincerli? Di arrivare subito e farsi un bagno, perché l'acqua è fenomenale. In effetti anche noi dopo faremo un bagno. Noi ieri? Oh, dall'altra parte, ero a Ricade, adesso sto dal lato Ionio. Ma secondo me è bello perché poi la Calabria è bella tutta, bisogna assaporare i lati. Abbiamo la fortuna che a 15 minuti siamo... da una costa all'altra, dallo Ionio al Tirreno, sono bei posti anche di là. In effetti noi andremo anche a Tropea settimana prossima e quindi è bello fare questo scambio. Vuole salutare qualcuno? Tutti gli amici della Calabria. Tutti gli amici della Calabria, ok, ciao ragazzi. Signora, complimenti ancora per il dolce. Geniva, vuoi assaggiare un pezzettino? Guarda, lui, ma lui prende tutto, Grazie. Allora, Carmela era sotto quell'ombrellone, ha fatto con Michele, la signora Iari, come si chiama, ed è scappata. E noi
Se tu scappi siamo venuti da te. Ciao Carmela, come stai? Vieni qua, vieni qua. Come stai? Sta bene, visto che ridi stai bene. Di dove sei? Rosarno. Quindi siete una comitiva di Rosarno. È bello il fatto di riunirsi tanti amici e fare una bella rimpatriata. Anche lei di Rosarno? Rosarno. La signora come si chiama? Rosa. Rosa, a chi non è mai stato in questo lido, cosa direbbe per convincerli? Che è un po'... Dire che è troppo bello. E se lo dice Rosa, gli dovete credere. Carmela, sei una bella ragazza, non essere così timida. Mamma, io ancora ho quel dolce della signora, ma che... Favo della Sari, ciao carissimo, come ti chiami? Francesco. Francesco, quindi a quanto ho capito siete tutti un gruppo che arrivate da Rosarno. I parenti. Ma che bello! È veramente bello fare una rimpatriata. Ma tutte le domeniche siamo qua. Ma che bello! Senta, come da quant'è che vieni in questo lido? 9 anni pure io. 9 anni, bello! È bello quando poi durante le interviste sentiamo che le persone ritornano, quindi è buon segno, perché se io vengo un anno e non mi trovo bene, giustamente non ci ritorno. Loro sono straordinari. È un posto, io ho letto prima Lido Oasi, ma è veramente un'oasi, perché di solito si va in questi lungomari dove c'è un lido attaccato all'altro. Qui siamo in aperta campagna, la Pineta. Bello, tranquillo, ci si gode il mare, si rilassa, che poi domani dobbiamo ritornare a lavorare. Posso sapere che lavoro fa? C'è una ditta per la lavorazione del marmo. Ma che bello, che bello, ma che quella è un'arte. I canli da muratore, ma... Bisogna essere fieri e orgogliosi del proprio lavoro e soprattutto... Da quando avevo 10 anni. E soprattutto oggi come oggi, che il lavoro scarseggia, bisogna essere fieri e orgogliosi se uno lavora. Anzi, io il mio augurio è che chi non ha il lavoro, che presto possa trovarlo, e soprattutto per i giovani che sono costretti veramente ad andare fuori dalla nostra gran bella Calabria. Perché da noi c'è tutto, però scarseggia. Ma non dico solo da noi, perché purtroppo il lavoro scarseggia un po' dappertutto. È vero, è vero. Noi non vi disturbiamo perché siete qua, belli, rilassati, godetevi questa giornata di mare e alle prossime. Alla prossima, speriamo bene per tutti. Vuoi salutare qualcuno? Tutte quelle che mi conoscono. E tutti gli amici di Telemia, che sono tantissimi. Signora, buongiorno, come si chiama? Mi chiamo Franca. Signora Franca, da dove viene? Da Cittanova. Comunque ho scoperto una cosa, che la piana di Gioia Tauro, tutti qua, Rosarno, Cittanova, è bella questa cosa, anche di là c'è un bel mare. Sì, anche di là, però noi ci troviamo bene qua e quindi... E tanto chi viene qui all'Oasi? Sì. Ma che bello, è bello poi ritornare. Senta un attimo, ha mai mangiato su, conosce la cucina, qual è il piatto che gradisce di più? Beh, di solito prendevamo la pizza, però spaghetti con i frutti di mare. E io l'ho assaggiata, la cucina è veramente buona. Tu che non parli, fai ciao con la mano, facciamo ciao con la mano. Ciao! Sempre stabilimento Oasi, buongiorno, come si chiama? Buongiorno, Daniela. La signora Daniela, da dove venite? È un bel gruppetto, vedo. Allora, noi veniamo da Reggio Calabria. Ma che bello, Reggio Reggio. Reggio Reggio, siamo originari di Cittanova, sì, quindi sì. Conosciamo questo posto per questo motivo. Attualmente siamo in vacanza alla Tonnara di Palmi, però ogni tanto una puntatina qua la facciamo. Io adoro la Tonnara di Palmi anche, soprattutto lì quello scoglio in mezzo al mare. Io vengo sempre lì e forse non è detto che faremo una puntata... Incontriamo. Ma come no, è un piacere, poi quando vedo della gente così simpatica e affettuosa mi fa proprio piacere. Senta un attimo, per chi non è mai stato in Calabria, cosa vorrebbe dire per convincerli? Non ce n'è tanto bisogno, perché purtroppo la Calabria, voglio sottolineare, non è soltanto quella che le televisioni fanno vedere, ma è anche questo e anche dell'altro. Cosa direi? Allora io direi innanzitutto le persone calabresi, che siamo accoglienti e quindi quello. E poi le nostre spiagge e il mare. È vero. E se vuole a conferma glielo può dire un ospite del Lido che non è calabrese. Ok, adesso grazie signora, vado anche da lui. Senti Nato, tu non pensare di fartela franca, con lei abbiamo parlato del mare, con te una domanda sull'arte culinaria. Il mangiare, cosa si mangia e cosa consiglia a chi viene in Calabria? I cibi calabresi. Uno in particolar modo? Dall'anduia. È vero.
Spaghetti all'arrabbiata. Le melanzane ripiene. Melanzane ripiene, frittelle di fiori. Le fritte quelle li adoro, li adoro, li adoro, li adoro. Frittata, assolutamente. Noi vi ringraziamo, io vado di là perché quanto ho capito c'è un cliente del Lido che non è calabrese, non è italiano, è italiano. Andiamo a scoprire. Ciao carissimo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Da dove vieni? Da Napoli. A Napoli, Napoli, io adoro pure Napoli. Anzi, ne approfitto a salutare la mia amica Barbara col cuore. Allora, da quant'è che vieni? Cioè, potete non inquadrare lei perché lei è una... Cioè, dove sarà trasmessa questa cosa? Telemia, perché? No, perché lei fa di professione la modella e quindi cioè, poi dobbiamo... Guardi, innanzitutto la voglio contraddire. Se lei fa la modella, penso. La nostra, innanzitutto, è una televisione che va in tutto il mondo, è una modella, vive d'immagine. E anche quelli con i contratti... siamo colleghi allora. Ciao carissima, come ti chiami? Vuole scherzare? Sei bella veramente. Io, guarda, per dispetto che ha fatto lo spiritoso, dammi la mano, alzati, inquadriamola in tutta la sua bellezza. Ah, facci tua in Calabria, è vero, si dice così? Complimenti per lo smalto. Oh, grazie, di solito lo uso verde pisello, oggi l'ho messo giallo. Qualcosa, grazie, dobbiamo finire. E quelli, guarda lì, ma quelli prima di... Guarda, tesoro, mi rompi un pezzo con le tue manine? No, 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 lo voglio da lui, lo voglio da lui, no. Lo voglio da te, rompimi un pezzettino. Senza buccia. Por... È anche sbucciato, Geni, ma che carini. Come? Questo viene proprio da Napoli. Ma non mi dire, ma che aspetta. Ragazzi, come faccio a non amare la Calabria? Veramente. Grazie, grazie. Ed eccoci sempre dall'oasi di Grotteria Mare. È stato veramente un piacere essere qui. Abbiamo sentito diverse testimonianze. È veramente un posto fantastico. Pregherei il cameraman dopo se mi inquadra sto boschetto con i pini. È veramente spettacolare. C'è un'aria fresca e ciao, 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 inquadra gli amici a quattro zampe, guardalo che carino, inquadriamoli e a questo punto io vi saluto, non andate via perché la puntata è ancora continua e adesso andiamo in un altro paese, andiamo a Locri, quindi seguitemi. E siamo giunti quasi alla fine anche di questa puntata. Ci troviamo alla playa Locri, 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 lungomare e la playa, questo lido straordinario. Un saluto agli amici di Telemia. Con chi parlo? Con Francesco. Il nostro DJ Frank Francesco. È veramente spettacolare, Genio. Io mi sdraio. Amo i colori, amo i colori, amo. Allora, ciao ragazzi, ciao. Tutto bene? Allora. Tutto a posto, ragazzali? Bellissimo. Veramente bello tutto quanto. Siamo operativi al 100%. Quindi voi non andate via. Noi adesso andremo all'interno del Lido alla Playa. Faccio un'acrobazia, dai. Anzi, preparami un cocktail, dai. No, no, prepara un cocktail per me. Sì, dai. No. Vai, dai, fai due cocktail. Dai. Fare più cose, più cose.
e vediamo l'arte. Ma che spettacolo! La Playa Locri! Bravo, bravo, bravo! Dai, su! Questo è per me. Grazie, caro. Posso sapere il tuo nome? Michele. Senti, Michele, a chi non è stato mai alla playa, cosa diresti per convincerlo? Che uno staff così bello e che trasmette allegria non esiste da nessuna parte. Bravo! Cin cin, ragazzi! Gini, guarda! E io dove c'è una poltrona ci sono io. A tutti gli amici di Telemia un grosso abbraccio. E mi dispiace che siamo quasi alla fine del programma. Cin. E adesso seguitemi, andiamo all'interno. Ciao caro! E stiamo entrando all'interno del Lido La Playa. Eccoci qua, veramente uno spettacolo, un vero spettacolo. E io mi devo sedere e trovare un posticino per bere questo drink. La possiamo disturbare, uno spettacolo per la playa. Un saluto soltanto, niente. Eccoli là, venga qui. Salve signore, solo il nome, è uno spettacolo, tutto il programma dedicato alla playa. Da dove viene? Io, da Roma. Roma, però sei calabrese. Sì. Senti, è la prima volta che vieni alla playa? No, vengo sempre. Un consiglio, a chi non è mai stato in questo Lido, cosa diresti? Devi provare a venire. Ma tu sei qua anche al mare? È uno spettacolo, prima siamo scesi giù. Ok, buon proseguimento. Eccoci, siamo all'interno della playa, il bar, abbiamo anche i cornetti caldi, bar Lido, la playa. Andiamo ad ammirare qui, è veramente un bel Lido. Jenny, io direi di andare a vedere il mare, non c'è un Lido che si rispetta se non andiamo ad ammirare questa spiaggia. La Locride è tutta una gran bella costa. E quindi andiamo a vedere giù gli ombrelloni. Quindi vi ricordo che siamo sul finale di questa puntata. Stessa spiaggia, stesso mare. Lido La Playa Locri. Che spettacolo. Inquadriamo gli ombrelloni dall'alto. Salve ragazzi, da dove venite? Salve. Da dove venite? Posso disturbarvi un secondo? Parla tu che sei più. Da Galatro veniamo noi. Dove? Da Galatro. Galatro, Reggio Calabria, giusto. Come mai da Reggio Calabria a Locri, a Lido La Playa? Questo è uno dei posti più belli della Calabria. È vero, concordo, vero anche te? Esatto. È da molto che venite a Locri? Sì, da qualche anno. Guarda, un consiglio a chi non è mai stato qui, cosa diresti? Essenzialmente consigliamo di venire. Come si sta a Lido La Playa? Addio. Da Dio, e se lo dicono i clienti è la verità. Non andate via perché proseguiamo con altre testimonianze. Guarda questo mare. Ragazzi, ci fate ciao con la mano. Ecco giù, ecco, ciao. Abbiamo i clienti dell'Lido La Playa, c'è quel gruppo lì, Geni. C'è quel gruppo, io faccio un bagno dopo, è veramente spettacolare. Beh.
Ragazzi, da dove venite? Posso disturbare anche voi? Sì, da Bovalino. Bovalino, Bovalino conosco molto bene, anche te? Sì, sì, lo stesso. Come mai da Bovalino? Capisco i signori da Reggio, ma da Bovalino venire all'Ocri, perché? Siamo qua per divertirci. Perché a Bovalino non ci si diverte? Ah, sì, sì, però qui è... Ah, quindi vogliamo spiegare questa cosa? Sì, si balla in spiaggia, ci si diverte. Quindi a che ora inizia questa cosa? Alle 6:30. Quindi mi raccomando, venite al Lido, venite a trovare, perché è veramente un Lido favoloso. Ciao ragazzi, ciao, ciao. Baci e abbracci. Ciao. Cini, vieni un attimo, dai. Guarda, è veramente un ambiente straordinario. Ragazzi, vi posso disturbare anche a voi? Ciao. Ciao. Da dove venite? Gifone. Belle quelle zone, veramente favolose. Stupendo, però qua di più. Allora, come mai da Gifone qui? Perché c'è divertimento. Beh, c'è il mare. Belle ragazze, il mare, c'è tutto. Mo tutte belle, guarda me per esempio, di bello non lo so, Come ti chiami tu? Francesco. Francesco? Io Fabio. E Fabio, da quanto tempo venite qui alla playa? Prima volta. Allora, la prima volta, a caldo, cosa diresti a chi non è mai stato qua? È un luogo molto caldo. Un luogo molto caldo e bello e accogliente. Ci sono bella musica, belle persone. Adesso tra poco si balla in spiaggia, quindi è un vero spettacolo. E cosa avete bevuto? Niente ancora? Niente. Mi raccomando, chi guida? No. Tu, astemio? No. No, non guida nessuno. No, questa batti 5. Questa mi è piaciuta. Questa mi è piaciuta, non guida nessuno. Me lo tieni, Diego, me lo tieni? Attenzione. Me lo tieni tu di qua, dai. Ho paura di cadere. Ho paura di cadere. Che slibera, che spettacolo ragazzi! Allora, non andate via! Andiamo, andiamo, andiamo! Ciao ragazzi! Volete salutare qualcuno? Volete salutare tutti? Tutti quanti, è sbagliato salutare solo qualcuno. Guarda, questo è un ragazzo d'oro. Peccato che sono sposata. Peccato, peccato. Vero che stanotte non dormi? No, non dormirò. Ragazzi, vi posso dire una cosa? Siete simpaticissimi. Baci e abbracci e con la mano salutiamo tutti quelli che ci seguono. Ciao, grazie, grazie, grazie. Loro volevano fare i furbi indicandomi lui, invece li ho fregati. Come ti chiami? Mario. Mario, di dove sei? Di Locri. Quindi tutti di Locri, ciao cara, come ti chiami? Francesca. Locri anche te. Tutti di Locri, perché indicavate lui? Che sa parlare bene. Ma l'unico che sa parlare, voi la sapete lunga, e io vi ho fregato e ho fatto parlare voi per primi. Come ti chiami, caro? Marco. Marco, e da quanto tempo frequentate la playa? 3 annetti. Quindi vi trovate bene, un bel Lido. Senti, a chi non è mai stato qui, cosa diresti per invogliarla a venire? Di venire a trovarci, perché si divertirebbero molto. Mi hanno accennato che c'è un evento tra poco, vogliamo parlare? Un evento bellissimo. Cosa si tratta? Le club. Ma di cosa? Siamo... Si balla in spiaggia, in costume? Esatto. Quindi posso venire pure io? Tutti. Allora ci vediamo stasera. Ciao ragazzi, salutate con la mano, dai, tutti quanti. Ciao! Sempre la playa, sempre Locri, stessa spiaggia, stesso mare, siamo quasi in chiusura, non andate via perché ancora ne vedremo delle belle. Io vorrei far ammirare questa spiaggia favolosa. Signore, buonasera, possiamo disturbare? Come si chiama? Giovanna. Di dov'è Giovanna? Bergamo. Ma che bello Bergamo, invece la signora? Anna. Da dove? Di Locri. Locri? Anna Maria. Forlì, abbiamo laggiù Iaia. Allora, è la prima volta che venite giù in Calabria? No, già 4 anni che vengo qua. Quindi anche lei allora è 4 anni o di più? Sì,
di più. Da una vita, dice la signora, ma il mare, lo dica al microfono. Il mare è stupendo qui. A chi non è mai stato in Calabria, cosa direbbe? Noi andiamo in diretta streaming in tutto il mondo, cosa direbbe per invogliarle a venire giù e perché no Locri e perché no la playa? Allora, innanzitutto venire in Calabria per il cibo, venire qui a Locri per il mare e la playa perché si sta benissimo. Ma che spettacolo! A proposito di arte culinaria, il piatto calabrese è quello che preferisce, ce lo dica. La pasta al forno, la parmigiana e le melanzane imbottonate, buttonate, come si chiama? E quelle lì. Ma è veramente, quindi lei conferma quello che ha detto l'amica? Assolutamente sì. Allora, abbiamo la calabrese Doc. Un appello, dai, gli amici che ci seguono da fuori, sentiamo cosa dici per invogliarla a venire. Niente? Io non dico niente. Non dici niente, ma abbiamo una meraviglia qui. La signora non vuole dire niente, lo dico io. Venite in Calabria, perché la Calabria non è soltanto quello che i TG ci fanno vedere, e c'è di tutto e di più, poi ci sono io. Posso dire una cosa? I calabresi, i meridionali soprattutto, sono delle persone meravigliose, cordiali, socievoli e molto generose. Grazie, a nome di tutti i calabresi, grazie. Ciao ragazze, ciao. È sempre la playa, sempre stessa spiaggia, stesso mare. Qui, ma qua c'è dell'arte. Oi là, salve, la possiamo disturbare? Come si chiama? Rispondi tu. Come ti chiami? Sara. Sara, ma che bello, ma chi è che fa questi dipinti? Sara. Ma che brava, complimenti. Complimenti. Allora, io direi di fare una scarrellata anche da quest'altro angolo della playa. Abbiamo visto il mare, abbiamo intervistato i clienti. Signora, da dove viene lei? Sono di Locri. Quindi di Locri, in che veste qui? La mamma dell'artista. Ci fai vedere la tua opera? Ma che bravo, ma come ti chiami? Andrea. Come mai tutti i pesciolini? Il tema è sono i pesciolini o una vostra scelta? I pesciolini. Ma che bello, ma anche il suo è favoloso, ma tu è da quant'è che dipingi? Perché vedo che sei bravo. Da tanti anni. Continua perché l'arte è bella tutta, a 360 gradi. Ok, abbiamo visto anche quest'altro angolo della playa, io vorrei andare giù di nuovo che così chiudiamo con il mare, Geni. Sono belle queste iniziative, veramente, quindi... Quindi sono i bimbi che dipingono. Scusi signora, un'informazione, ce lo dice lei? Un'informazione, chi possiamo domandare? Alla signora. Salve, come questa cosa dei quadri, come nasce? È la bimba che gli piace. Quindi oggi il tema è i pesciolini, tutte le bimbe vengono. La respecola qui. Grazie. Allora, salve, la disturbo solo un attimo. Innanzitutto complimenti, la responsabile in che senso? Ce lo vuole dire lei? Sì, io ho un laboratorio creativo per bambini dove abbiamo tutto l'anno abbiamo realizzato delle opere d'arte. Se volete visitarla c'è la mostra dietro questi separè, tutto ispirato al mondo della Walt Disney. Quindi poi durante la mostra c'è ogni anno un'estemporanea dove i bambini si esprimono dipingendo. Quindi praticamente neanche farla apposta, siamo in una mostra estemporanea, quindi fatta dai bambini. Sono delle iniziative veramente belle, belle, belle. Complimenti, continuate con questi progetti. Io direi di fare una scarrellata veloce all'interno per fare un'inquadratura generale su questa mostra. Complimenti, vuole salutare qualcuno o magari invogliare le altre mamme? Come si chiama la vostra associazione? Non ho capito. Allora, io sono un'artista, mi chiamo Maria Delle Longo e niente, ho questo laboratorio bellissimo dove i bambini possono esprimersi in totale libertà. Naturalmente io do delle indicazioni, insomma, utilizziamo diverse tecniche artistiche e realizziamo tante cose seguendo un tema comune. Quest'anno il tema era la Walt Disney, quindi abbiamo realizzato tantissime cose molto carine e i risultati sono veramente soddisfacenti. Bello, in cosa dipingono? In acrilico? No, sono con tempere per bambini. Ah, sono tempere, io sono ignorante in materia. Bene, assolutamente, anzi. Va bene, noi andiamo dentro a fare una scarrellata.
complimenti ancora. Seguiteci, noi siamo Telemia, canale 85 del digitale o in diretta streaming in tutto il mondo. La saluto, grazie, è una gran bella iniziativa, brava e continua così, ciao! Ed eccoci sempre alla playa di Locri, qui vediamo anche le attività sportive, ci sono questi ragazzi alle prese con i palloni, ma che spettacolo! Ma lì abbiamo anche una specie di palestra, delle attrezzature, ma che bello! Quindi mi raccomando, quando siete a Locri venite al Lido La Playa. Ciao ragazzi, fate un ciao tutti con la mano, dai! Un urlo, dai! Andiamo! Sempre Lido La Playa, poi la sera qui si trasforma in discoteca, c'è di tutto e di più. Noi vediamo se c'è il titolare, così lo salutiamo. Hai una bottiglietta d'acqua qua? Abbiamo visto diversi angoli, del Lido La Playa, questo è l'angolo riservato ai bambini, scendi dai, facci vedere come si scende, ma che bello, dai vieni giù. Ecco un angolo veramente qui, è un paradiso, anche i bambini si divertono, bravissimo, ciao, ci fai ciao con la manina? Poi ciao, grazie anche al genitore che ci ha autorizzati a riprendere. Stessa spiaggia, stesso mare, la playa Locri. Salve, da dove viene? Ci possiamo sapere il suo nome? Da dove viene? Reggio Calabria. Reggio Calabria, è la prima volta che viene qui a Lido? No, assai. Ma che bello, quindi è un bel Lido. E ha fatto il bagno oggi o? Sì. Vuole salutare qualcuno? No. Ok, con la mano, ci faccia ciao. Ciao, grazie. Playa, stessa spiaggia, stesso mare. Ciao carissimo, come ti chiami? Marco. Marco, da quanto tempo è che vieni qui a Lido? Da tanto tempo, già quando ero piccolo, quando ancora era la praia, non solo il Negroncino, con i miei genitori venivo e ora continuo a venire sempre qua perché è pieno di giovani, è pieno di ragazzi e ti dà l'opportunità anche con i vari stabilimenti che ci sono, non soltanto di andare a prendere il mare, ma anche un pochettino di svagarti in altre cose. Ma in effetti quello che ho detto veramente dal più piccolo al più grande, perché abbiamo visto i bambini con la mostra di pittura, bambini piccolissimi, il parco giochi, di là tutte le strutture dove si può fare palestra, dove si gioca, il mare non c'è bisogno di elencarlo perché è il numero uno. Il mare penso che è un pregio, che tanti e tanti posti vorrebbero averlo, però non sappiamo valorizzarlo bene, però come si suol dire è oro blu. È vero, hai detto una cosa bella, oro blu. E a chi non è mai stato, cosa diresti al volo? Di venire a provare, perché se provi ti innamori. Se provi
ti innamori, ha ragione, ciao caro, grazie della tua testimonianza. Allora, siamo giunti veramente sul finale di questa puntata. Abbiamo visitato un po' di lidi, quindi siamo qui a Locri, alla playa. Ragazzi, stiamo chiudendo la puntata, ci salutate tutti con la mano, dai, su ragazzi! E allora a questo punto io direi che siamo giunti veramente alla fine. Come ti chiami, bimbo? Non ce lo vuole dire. Va bene, siamo proprio fuori orario. Dal Lido alla Playa, da me Bluette Cattaneo è tutto. Che dirvi? Grazie, grazie di cuore, siete sempre numerosi a seguirci, continuate a farlo. Vi amo, amatemi, ma soprattutto amatevi, baci e abbracci. Ve l'aspettavate? E zucchero a quadretti! Quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, stessa spiaggia, stesso mare. Torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, lontano, nessuno ci vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Stessa spiaggia, stesso mare, insieme a te. Poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia,
spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, la stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, lontano, nessuno ci vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Stessa spiaggia, lo stesso mare, insieme a te. Ordinaie, nucefala rustuta, ma tu voliva a pizza, a pizza, a pizza, capummaro langotta, capummaro langotta. Ma tu vuoi la pizza, la pizza, la pizza, da un marola in gotta, la pizza e niente più. Io ti sposai, o vicinati a folla dei parienti, facevano un sacco di complimenti. Io ti sposai, all'improvviso tra i vive batti mano, arrivai